Allo stadio Bruno Recchioni va in scena un Fermana Giulianova tutto colorato di giallo-rosso. La squadra di Giorgini interrompe con una prestazione doc il digiuno di gol delle ultime tre giornate. Arriva la prima vittoria della nuova gestione tecnico-societaria. Tre preziosi punti che portano i giuliesi a quota 12. Restano fermi invece a 8 i canarini allenati da Di Fabio. 3-1 il risultato finale con una straordinaria doppietta di Mariani, il numero 7 giallo-rosso all'unanimità uomo partita e con due rigori dubbi. Un match, quello a Recchioni di Fermo, iniziato con zero tiri in porta per i primi 8 minuti. Il primo calcio d'angolo è per la Fermana al 9° minuto, tiro basso dal corner e Misin in semi rovesciata mette a rischio la porta giallorossa. Giorgini continua a rivoluzionare il suo attacco mantenendo in panchina Indelicato e Valdés, ma sfoderando una squadra desiderosa di riscatto e che riesce a dominare, specie nel secondo tempo. Il tifo giugliese è esiguo ma rumoroso e tiene il passo inneggiando a mister Giorgini. Mariani si fa vedere dopo 19 minuti con un tiro alto però sulla traversa di casa. Prima grande occasione per la Fermana con un tiro di Costantino ma il portiere giallorosso falso devia. Il gol arriva al 21esimo proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo, segna Terrenzio. Il pareggio giallorosso arriva al 28esimo di testa con Nassi su calcio d'angolo di Mariani che si conferma fondamentale per Giorgini. 3 minuti dopo, altra palla gol per i Giulianova con un tiro di Mariani migliore in campo ma miracoleggia Lupinetti che con un colpo di reni spedisce lontano dalla porta. Sempre Mariani si guadagna il rigore del sorpasso giallorosso. Il 2-1 degli ospiti arriva al 34esimo. Pericoloso sempre Giulianova con Esposito che 2 minuti dopo sfiora il palo della Fermana. Un Giulianova agguerrito rientra nella ripresa con un Mariani in giornatissima. È suo infatti il gol del 3-1 al 19esimo dopo un fallo laterale di Testoni. Doppietta la sua meritatissima. Alla mezz'ora della ripresa l'arbitro nega un rigore a Giulianova nonostante un mani in aria della difesa di casa. Poco dopo ne nega un altro per atterramento di Indelicato appena entrato nella squadra di Giorgini. La partita scivola a fine recupero senza stravolgimenti. Il Giulianova porta a casa i 3 punti e domenica prossima arriva al Fadini la Jesina. Per la Fermana, trasferta proibitiva a Riviera delle Palme contro la Samb.